Siamo in compagnia di Brunello Rosa, Rosa e Rubini. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Senta, alcuni dei punti principali di Christine Lagarde sono legati appunto al fatto che non ci sarà tapering a fine anno, come invece aveva detto Knot nel corso di mese di aprile, i primi giorni di aprile, e non solo. Ha ribadito l'importanza degli acquisti nell'ambito del PEP, però bisogna essere valutati ad un livello mensile e non settimanale. Lei è, come dire, convinto e soddisfatto dalle comunicazioni o meno? Sì, mi sembra che fossero le comunicazioni che il mercato in gran parte si attendeva. Infatti abbiamo visto una reazione di mercato molto moderata, diciamo, quasi tutti gli indicatori sono rimasti più o meno a livello pre-conferenza stampa, a parte qualche volatilità, diciamo, di brevissimo periodo. C'era stato, sì, in effetti, qualche timore relativo al potenziale tapering del PEP, non da annunciare oggi, ma magari in conferenza stampa qualche elemento di retorica poteva andare in quella direzione, ma in realtà questo anche perché ieri c'è stata un'importante decisione da parte della Banca Centrale del Canada, che ha ridotto gli acquisti settimanali da 4 miliardi a 3 miliardi di dollari canadesi, e anche portato il tempo per il primo potenziale rialzo dal 2023 alla seconda metà del 2022. Quindi gli investitori erano un po' nervosi e temevano che la ECB potesse in qualche modo seguire a ruota. Però erano timori fondamentalmente infondati perché lo stato dell'economia europea è molto diverso dallo stato dell'economia canadese, che risente ovviamente l'influenza di quella americana. È stato varato un piano di stimolo fiscale molto forte, con più di 100 miliardi di investimenti in 3 anni da parte del governo canadese, mentre invece, come sappiamo, e come ha detto anche Christine Lagarde oggi, l'approvazione del Next Generation EU da parte dei parlamenti europei è ancora in forte ritardo. Quindi la ECB deve rimanere per forza fortemente accomodante nei mesi a venire, e non ci aspettiamo nessun particolare annuncio di tapering per quest'anno. Ecco, visto anche l'andamento della campagna vaccinale, finalmente in Italia, ma se vogliamo dire anche in Europa, a livello dell'Eurozona, ma anche a livello di Unione Europea, la situazione sembra che stia migliorando, soprattutto adesso che è confermata la continuazione con la vaccinazione Johnson & Johnson. Le volevo chiedere se secondo lei, a giugno vedremo alcuni dati, alcune stime macroeconomiche, in rialzo, insomma, cambiate al rialzo. Diciamo sì, finalmente volgere sul positivo, perché in realtà, come ha confermato la ECB oggi, il primo trimestre molto probabilmente avrà un segno meno per l'Eurozona. D'altra parte sono state molte le chiusure in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna, quindi era verosimile aspettarci una contrazione anche nel primo trimestre. Vedremo il secondo come va, vediamo qualche segno di riapertura in Italia. Sappiamo dal 26 aprile succede qualcosa. La Germania in realtà mi sembra ancora un po' indietro, e così la Francia. Quindi dobbiamo vedere un attimo come andrà il resto del trimestre. Da qui a giugno c'è la speranza ragionevole che il piano vaccinale sia proseguito a un passo molto più veloce di quello attuale, le riaperture siano diventate la norma piuttosto che l'eccezione. Finalmente potremmo iniziare a vedere qualche dato in controtendenza e sperabilmente qualche aspettativa in rialzo per la seconda metà dell'anno. Però questo richiede che il piano vaccinale prosegua veramente a tambur battente, non dico veloce tanto quanto è stato fatto qui nel Regno Unito, ma quantomeno un'accelerazione rispetto al passo attuale. Beh, assolutamente sì, sicuramente non dovrebbero esserci, diciamo, diverse interruzioni come quelle che abbiamo visto legate ad AstraZeneca. Lei rimane ottimista, insomma, tutto sommato, considerando ciò che ci ha comunicato la BCE e tutto ciò che sta accadendo attualmente?
Ma direi che il piano vaccinale sembra finalmente guadagnare un po' di velocità con l'arrivo soprattutto di ulteriori vaccini come quello di Johnson & Johnson che era stato inizialmente bloccato, poi vedremo, ce ne sono altre in realtà in preparazione, in fase 3 di sperimentazione, vediamo cosa succede allo Sputnik, quindi in realtà ci dovrebbe essere in effetti una qualche forma di accelerazione molto importante, però evidentemente che venga approvato, finalmente ratificato il piano Next Generation EU che è stato in realtà varato a luglio scorso, stiamo parlando ormai di 6-8 mesi fa, e ancora purtroppo non attuati, i piani nazionali di ripresa e resilienza devono essere presentati, diciamo, tra la fine della prossima settimana. Quelli sono un po' la base per iniziare a vedere un po' di stimolo fiscale da parte dell'Europa, c'è cioè l'anticipo che può valere diversi miliardi per alcuni paesi che sarebbe importante iniziare a mettere nel circolo dell'economia, cioè guardiamo cosa è successo negli Stati Uniti che nel giro di 6 mesi hanno messo in campo qualcosa tipo 5 trilioni di dollari praticamente spendibili immediatamente, è chiaro che la risposta dell'economia e ovviamente anche dei mercati è stata conseguente a questo stimolo fiscale e ovviamente accompagnato dalla monetizzazione da parte della Banca Centrale. Assolutamente sì, sono davvero contenta che lei ha portato l'argomento del Recovery Fund perché oggi a Palazzo Chigi la riunione del Premier Mario Draghi e del Ministro dell'Economia Daniele Franco con i capi delegazione e i ministri coinvolti sul dossier Recovery. Per la verità, poco è cambiato da ciò che stiamo vedendo, comunque le 6 missioni rimangono quelle che sono, anche addirittura i soldi dedicati alle missioni rimangono quelli che sono. Innanzitutto volevo capire se come timing è un timing sufficiente, e cioè lei ha ribadito che è davvero importante che questi soldi vengano già distribuiti sia a livello di mercati, ma soprattutto a livello di economia reale, perché la situazione in Italia è molto particolare, ma soprattutto per quanto concerne il comparto dei servizi. Quindi la preoccupa un possibile ritardo o meno? Allora, a questo punto io direi che se la tabella di marcia viene confermata, quindi se il piano viene approvato domani in Consiglio dei Ministri, come sembra, e poi un breve passaggio alle Camere, l'invio a Bruxelles entro il 30, come stabilito, quindi diciamo l'Italia è nei tempi, tra l'altro possiamo essere anche ragionevolmente sicuri che la Commissione approverà un piano che viene firmato da Mario Draghi, che è stato fino all'altro giorno presidente della Banca Centrale Europea, cioè non abbiamo timori rispetto a una bocciatura del piano. Ci sono alcune incognite. La prima l'abbiamo visto questa settimana con l'astensione della Lega su un provvedimento già deciso in cabina di regia riguardo alle riaperture. Questo è un po' preoccupante perché se vengono prese delle decisioni e poi dopo, nel momento in cui devono essere varate dal Consiglio dei Ministri, un partito si astiene, e allora poi è difficile tenere in piedi la maggioranza se ciascuno poi inizia a fare un po' questo ragionamento. L'altro, ovviamente, se tutto anche andasse perfettamente liscio, il piano viene mandato in tempo, riusciamo anche a ottenere i fondi di anticipo come previsto sul 2020, già nel 2021, come tutti noi, come possiamo dire, auspichiamo. Poi c'è un problema non da poco per quello che riguarda l'Italia, cioè noi sappiamo che non è mai stata veramente la carenza di fondi anche da parte dell'Europa a frenare lo sviluppo italiano, ma la scarsa capacità di metterli a frutto questi fondi pubblici che fossero di coesione, di sviluppo territoriale, ne abbiamo ricevute di tutti i generi. E purtroppo non riusciamo a spendere più di un 20% generalmente, quindi c'è proprio un tema molto forte di implementazione, messa a terra dei progetti di riforma che sicuramente saranno scritti molto bene nel piano di resilienza e che però vanno monitorati molto da vicino, perché sennò rischiamo di ritrovarci nella solita situazione in cui i fondi in qualche modo ci sono, ma non riusciamo a spenderli o a spenderli bene, il che sarebbe oggettivamente
molto molto grave in una situazione in cui il paese ha perso ancora una volta circa il 10% del PIL nel 2020. Infatti, giusto per precisare per i nostri telespettatori, nel 2026 il PIL sarà di 3 punti percentuali più alto grazie agli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo naturalmente si legge nella bozza messa a punto in vista del CDM. Intanto le volevo chiedere, lei ha detto il punto principale e io non posso essere più d'accordo con lei su questo punto, e cioè che i soldi vengano spesi bene. Quindi cioè, non ci possiamo fidare al governo attuale sotto questo punto di vista? No, no, noi ci possiamo fidare tantissimo del governo attuale, diciamo così, sulla carta. Il problema non è che i soldi li vengono spesi da Mario Draghi direttamente o dal singolo ministro. Ci sono molte entità che devono essere messe all'opera, entità territoriali, entità di governo appunto regionale, municipale, enti intermedi e in tutta questa catena di comando molto frammentata, anche perché la governance italiana, diciamo dalla riforma del titolo quinto in poi, è diventata molto farraginosa. L'abbiamo visto quando c'è stato da fare il contrasto alla pandemia, lo scontro tra governo e regioni su materie di competenza esclusiva regionale e così via. Quindi, e quando diciamo, l'implementazione si scontra con questo sistema di governance molto complesso, purtroppo non risolto da troppi anni, che l'implementazione del progetto può risultare complicata. Quindi non è una questione di fiducia o non fiducia nel governo, nel presidente o in questo o quel ministro, è una questione di sistema Italia che ha bisogno di una forte registrazione. In questo senso, la riforma della pubblica amministrazione promossa dal ministro Brunetta e dai suoi consulenti e così via, mi sembra un passo molto importante nella giusta direzione, perché ci sarà un apparato di pubblica amministrazione che dovrà spendere questi soldi nei prossimi anni. È importante che questo apparato sia ben addestrato per questa nuova sfida. Assolutamente sì, un punto davvero, davvero fondamentale. Ultimissima domanda, considerando tutto ciò che ci siamo detti sinora con lei, e soprattutto considerando come sta andando la ripresa economica negli Stati Uniti, poi come sta andando la campagna vaccinale negli Stati Uniti e come sta andando la campagna vaccinale in Europa, questa discrepanza tra la performance USA, mercati USA e performance mercati UE rimarrà nel medio-lungo termine o meno? Perché bisogna ribadirlo, bisogna dirlo, che nel primo trimestre abbiamo visto un'ottima performance anche dei listini europei. Sì, io penso che, l'ha detto anche la Lagarde oggi, Stati Uniti e Europa non sono sulla stessa pagina, on the same page, come si dice, cioè gli Stati Uniti sono molto più avanti nella campagna vaccinale. Abbiamo detto in precedenti occasioni che Biden si aspetta di vaccinare l'intera popolazione adulta americana entro il 1º maggio, cioè dopodomani praticamente, mentre invece in Europa siamo ancora intorno a percentuali 15-20%, quindi siamo ancora troppo lontani rispetto agli Stati Uniti. Con le vaccinazioni che sono andate così a rilento, anche la ripresa economica evidentemente ne risente. Con quello il riassorbimento della capacità produttiva in eccesso e evidentemente della disoccupazione, conseguentemente la spinta che può venire dall'inflazione, a cui le banche centrali fondamentalmente reagiscono. Quindi è del tutto evidente che la Federal Reserve agirà molto prima della Banca Centrale Europea quando si tratterà di normalizzare i tassi. I mercati rispondono evidentemente a queste indicazioni che vengono dalle banche centrali. È evidente che i mercati sanno che comunque stiamo parlando di un orizzonte di medio termine, siamo all'inizio del 2021, e non si parla di rialzi prima del 2023, in presenza di forte stimolo fiscale di qua e di là dall'Atlantico. Quindi diciamo
è un po' una prateria in cui il mercato può correre abbastanza, diciamo così, incontrollato nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni, anzi c'è da temere forse per qualche eccesso di, diciamo, euforia, essenzialmente di rischio di instabilità finanziaria down the line, come si dice, cioè c'è chi pensa che siamo all'inizio di una replica dei Roaring Twenties del secolo scorso, saremo ovviamente tutti molto felici, dobbiamo però ovviamente ricordarci come finirono i Roaring Twenties del secolo scorso, cioè con la crisi di Wall Street del 29. Corretto, grazie mille a Brunello Rosa, CEO and Head of Research Rosa Rubini Associates. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento e buon weekend a questo punto. Grazie anche a voi, arrivederci, buonasera.